Salve a tutte e tutti. È da molto tempo che non registravo un video. Qui il vostro Santen Chan. Però c'è stato qualcosa di sorprendente. Anzi, preciso, qui il vostro capitano, Santen Chan. C'è stato qualcosa di sorprendente negli ultimi tempi, e forse nell'ultima settimana, nelle ultime 2 settimane. Vi devo ringraziare a tutte e tutti voi perché ho cominciato a ricevere molti commentari favorevoli, tanto nel mio canale di YouTube, come in Google Plus, nel mio profilo, muro, pagina di Google Plus. E quindi vi devo ringraziare molto perché ho ricevuto centinaia di commentari e di voti favorevoli. E quindi ho detto, perché non fare un altro video? Tanto commenterò le dabbadaggini che dicono nei telegiornali ogni giorno, tutte le cose brutte che dobbiamo soffrirci. Comunque, ecco, dopo mesi, forse dopo un anno, che ho portato all'Assistance il mio tablet economico e finalmente mi filmo perché il formato è bello. L'audio è una chiavica e adesso sta con la garanzia estesa perché l'ho portato all'Assistance quando c'aveva la garanzia di fabbrica. Per un anno l'ho portato 8 volte a riparare. Hanno cambiato 4 volte la placca, non hanno risolto niente. E adesso, dopo 2 giorni che lo hanno, o 3 che lo hanno riparato e che si accendeva con il 90% della carica, oggi si è acceso con il 50% della carica. Ho fatto già altri video su questo tablet, Eurocase EUTB 710 MDQ. E vi consiglio vivamente di non comprare nulla della Eurocase, perché è una merda. Comunque ho scoperto che basta tenerlo in ricarica un altro po' con la spina, con il cavo USB e poi accenderlo e che magari si accende all'86%. Mi piace perché anche se è di 2 megapixel, la camera è di 720x1280, una cosa così. Quindi gran formato, bassa risoluzione. In pratica è come se io mi filmassi con un cellulare da 2 megapixel di camera, soltanto che l'immagine viene già ampliata a gran formato e pesa poco. Siccome io faccio molti video di chiacchiere, questo sarà un altro. Ho ascoltato, e poi non posso fare come faccio con il Nokia Asha 302, faccio le foto con questo cellulare e poi le passo al Galaxy Young 5360 per caricarle in Instagram. Non posso fare dettagli. Dicevo, perché con il tablet mi viene scomodo. Ho ascoltato in questi giorni, oggi anche, che i terroristi dell'ISIS vogliono distruggere altri luoghi archeologici e centri storici dei paesi islamici e musulmani che vanno a colpire, a distruggere. E io mi sto chiedendo, ma questa sembra una storia ripetuta, in che è uguale ad altre storie? Allora mi viene in mente, visto che sono una persona navigata, come duopo ad un capitano, che noi abbiamo avuto una storia analoga, le Brigate Rosse. Cioè, ogni volta che colpivano,
Ogni volta che ammazzavano qualcuno, facevano più danni alla sinistra e al progressismo. Ammazza, oh, che uccelli, come cantano. Facevano più danni alla sinistra che non alla destra andreottiana, perché loro poi avevano la giustificazione di misure più dure e stringevano ancora di più l'alleanza atlantica con gli Stati Uniti, con la NATO. Ogni volta che c'erano dei colpi di testa dei brigatisti rossi o di altro tipo. Quindi, più duro colpivano i brigatisti rossi contro Aldo Moro, che voleva avvicinarsi alla sinistra, contro i sindacalisti comunisti, contro i sindaci di sinistra e socialisti, più guadagnavano gli andreottiani e le persone di destra. C'è il cane che mangia il cemento. Mangia la zampa del tavolo che gli fa male. E dicevo, e allora sembra che questi dell'ISIS, più loro colpiscono, più duro colpiscono le popolazioni islamiche, musulmane, non vanno ad uccidere occidentali, distruggono i musei e l'eredità culturale dei paesi musulmani. Che magari è eredità preislamica, però è sempre roba loro. Dicono di voler essere i liberatori dei musulmani dall'Occidente, dagli occidentali, invece vanno a colpire proprio altri musulmani. E non so chi ci sta dietro loro, perché si è saputo che dietro l'uccisione di Aldo Moro c'erano i servizi segreti nordamericani ed israeliani, anche britannici. Poiché i democratici cristiani lo hanno lasciato solo. Quello lo sapevamo già, ma nessuno lo confermava. Forse il nostro caro amico Travaglio ci può dire qualcosa di più. Ha detto tante cose su Andreotti che noi tutti sapevamo, ecco perché gli abbiamo fischiato nel minuto di silenzio che hanno voluto fare lo stadio per la morte di Giulio Andreotti. E quindi ogni volta che questo ISIS colpisce o che Al Qaeda colpisce, guarda caso, devono inasprire le misure di forza, bombardano, ammazzano i civili, anche quelli della coalizione, degli alleati americani. Quindi i civili musulmani sono ora colpiti dall'ISIS, ora massacrati dai nordamericani e dagli alleati. Non è che uno dice, vabbè, colpiscono i nordamericani. No, colpiscono soprattutto il mio cane è entrato nell'orto e si è messo a correre. Ecco, la piccola peste. Allora dicevo, non è che colpiscono i nemici stranieri, colpiscono le popolazioni musulmane, ma anche cristiane dell'area musulmana, quindi è più un terrorismo che fa comodo all'intervenzionismo nordamericano e non si sa chi le prende le decisioni. E il mondo è sempre più contraddittorio, è veramente difficile trovare un senso a tutte queste cose. Io non ci spero di trovare un senso a questa follia che ci sta invadendo e a questi tablet che non si ricaricano bene. Che cazzata proprio. Vabbè, comunque era molto tempo che non facevo video.
volevo ringraziare a tutte e tutti voi che mi avete fatto dei commentari e avete votato like a molti video e avete anche messo molti video fra i favoriti. Io ho visto che alcuni video li hanno messi fra i favoriti più di 20-30 volte. La cosa che mi stupisce è che molti di quelli che mi danno dei like e mi fanno dei commentari favorevoli non sono di lingua italiana, quindi o parlano l'italiano o sono degli italiani che si mettono dei nickname stranieri. Comunque in questi giorni devo fare più video, adesso con questo tablet vediamo come va, perché mi piaceva farmi video con questo formato di video. E adesso basta, devo finire perché sennò il cane mi distrugge tutta la verdura e entra sempre dalla rete. Poi si fa buio, non si filma più nulla. Si sta annuvolando, forse piove. Allora, vi ringrazio molto di seguirmi. Grazie di cuore. Grazie dei commentari. So che ogni video all'inizio lo vedrete solo 20 o 30 volte, ma qualcuno ha superato le 5.000 o 20.000 volte. Quindi non so che altro dirvi. Vi saluto, ciao, perché devo proprio togliere il cane dall'orto, sennò fa una strage. E poi parleremo di qualche altro tema con miglior approfondimento. Io faccio questo perché da molto tempo che non giravo nulla e sennò poi voi vi arrabbiate. Ehi! Allora, grazie di nuovo. Ciao.